Quest'anno, con la moda del panettone col pistacchio, anche noi abbiamo deciso di seguire questa tradizione del panettone appunto col pistacchio. È stato fatto questo panettone con del pistacchio DOP e poi alla fine guarnito con una ganache al cioccolato e sopra delle granelle di pistacchio. Il cuore pulsante del nostro panettone è un lievito madre, un lievito che viene rinfrescato ogni 4 ore, essendo un lievito naturale deve essere nutrito, quindi si aggiunge della farina, dell'acqua e del miele, che permette quindi la fermentazione alcolica per poi garantire la produzione di anidride carbonica per poi far sviluppare al meglio il nostro impasto. Quindi si parte col primo impasto serale, dove vengono messe all'interno della planetaria quello che è la farina, il lievito madre appunto, l'acqua e lo zucchero. Si fa comunque incorporare tutti gli ingredienti e si alterna con l'inserimento di burro e tuorlo. Si lascia lievitare tutta la notte e l'indomani si procede con il secondo impasto. Quindi si prende il nostro impasto lievitato, quindi che è raddoppiato di volume, si mette all'interno della planetaria con lo strumento che è chiamato gancio, che ci permette di incordare il panettone rendendolo quindi più robusto. E si procede inserendo gli altri ingredienti, quindi sempre la farina, il burro e pomata, quindi a temperatura ambiente, poi si aggiunge il miele con gli aromi che sono la vaniglia e la scorza d'arancia, si crea una pasta d'arancia con quindi l'arancia candita e l'acqua per dare ancora più profumo al nostro panettone, poi si aggiunge quindi il tuorlo, un goccio d'acqua a filo per rendere ancora più morbido il nostro panettone e infine l'ingrediente principe, che è il pistacchio di Bronte, quindi una pasta di pistacchi fatta con dei pistacchi di Bronte di OP tostati e del burro. Dopodiché si versa l'impasto sul banco e si procede con l'operazione della pirlatura, che è un'operazione che ci permette di rafforzare al meglio l'impasto creando dei panetti da 700 grammi che poi andranno inseriti all'interno dei pirottini, lasciati lievitare e passate circa 10 ore si procede alla cottura. La cottura avviene in forno statico per 35 minuti a una temperatura di 170 gradi e una volta che sono cotti vengono infilzati con dei ferri appositi, rovesciati all'indietro, quindi per evitare l'afflosciamento del panettone. Il giorno dopo quindi si procede con la farcitura. La farcia è una crema di cioccolato bianco con un'aggiunta di una pasta al pistacchio e una volta inserita all'interno del panettone nella nostra farcitura si procede con la glassatura, quindi si passa prima il panettone in una glassa al cioccolato bianco per poi essere spolverato con una granellata di pistacchi tostati di Bronte DOP. Una volta che il panettone è stato confezionato, al suo interno, prima di essere chiuso, viene spruzzato dell'alcol etilico aromatizzato alla vaniglia per sia un aspetto olfattivo quando si va a aprire il panettone e poi per conservarlo al meglio.